Per il secondo anno consecutivo, la corsa per la miglior simulazione di basket su campi virtuali ha un solo concorrente. Anche quest'anno, infatti, Electronic Arts ha saltato l'appuntamento con il suo NBA Live, lasciando lo scettro a NBA 2K21 di Visual Concept, che, con il minimo sforzo sindacale, confeziona un titolo di grande spessore e qualità, smussando tanti e piccoli dettagli, pur rimanendo con il freno a mano. L'obiettivo in questo caso particolare è quello di mostrare le vere novità e i muscoli su Next Gen. Questa scelta ha comunque smosso particolare delusione, infatti acquistando il titolo oggi non ci sarà un upgrade gratuito per le versioni PS5 e Xbox Series X. Bisognerà dunque comprare in futuro nuovamente il titolo e la versione PC di NBA 2K21 è sviluppata proprio su questa generazione. Insomma, se volete comprare oggi la versione base di NBA 2K21 tenete bene questo a mente. Discorso diverso per la Mamba Edition, venduta a circa 100 euro, che comprende anche il passaggio a Next Gen. Come sempre, il miglior modo per riprendere confidenza con il sistema di gioco è iniziare l'annuale versione della mia carriera, vero cuore pulsante del basket di 2K, incentrata sulla narrazione di una storia inedita, questa volta intitolata The Long Shadow, che ci metterà nei panni del nostro alter ego Junior, impegnato a scalare le vette della NBA, mentre la stampa e il settore sportivo lo metterà continuamente a confronto con il padre, campione di basket. Messi i pantaloncini e le giuste scarpe, l'esperienza con il parquet luminoso intriso di cera e rumoroso al contatto della gomma delle suole è, come sempre, dei migliori. Nonostante Visual Concept abbia lavorato di estremo riciclo, la sensazione del grande basket è lì ad accompagnare ogni singolo passaggio. Certo è che nella modalità La Mia Carriera questa storia adolescenziale un po' cade su tranelli narrativi dei più banali, non provocando un vero e proprio interesse a seguire le vicende di Junior, ma poco male, i polpastrelli bruciano di ardore e passione, il canestro è un drago lontano che bisogna battere a suon di punti e centri perfetti. Questa volta, però, annientare il drago è più difficile del previsto. Visual Concept, infatti, ha deciso di stravolgere completamente il sistema di tiro, questa volta declinato alla sensibilità con cui inclineremo la levetta per lanciare la palla. Facendo apparire una barra di progressione, potenza e precisione subiranno notevoli cambiamenti, niente è più sicuro, dunque anche da sotto canestro, totalmente smarcati, c'è un'interessante probabilità che il tiro non centri il bersaglio. Pochi giorni dopo 2K è corsa ai ripari, dando la possibilità di disattivare questo nuovo sistema di tiro alle difficoltà più semplici, relegandolo solo a difficoltà più impegnative. Sono sempre ben accette queste novità nell'economia di gioco, vedi, impeto aggiunta due anni fa, ma questa rende il già sensibilissimo sistema di gioco assai più difficile da maneggiare. Ci vuole tempo e pazienza dunque per padroneggiare questa nuova modalità di tiro che può essere inquadrata come un'arguta novità, quanto una trappola medievale per chi vorrebbe un'esperienza più semplice. Semplice e diretta. Il resto del titolo, confezionato da Visual Concept, è un matrimonio di stile, tecnica ed estetica che ha trovato sempre grandi lodi. Già nella creazione del personaggio tornano le build giocatori, più accessibili e facili da scegliere, ma rimarrà sempre la possibilità di creare un giocatore andando a toccare ogni singola statistica tecnica. Torna anche il già citato Impeto, boost momentaneo che esalta le qualità del giocatore, sempre a seguito di una partita sul campo in positivo, puntando ad essere l'uomo partita e ottenere più prestigio e valuta di gioco possibile. Su quest'ultimo punto, purtroppo, la sensazione è che anche NBA 2K21 sia un gioco fortemente inclinato sul lato delle microtransazioni. Lo scorso anno la bufera colpì il titolo, con un palese casino virtuale inserito all'interno del gioco, richiamando il gioco d'azzardo con l'obiettivo di vincere pacchetti giocatori sempre più rari e di prestigio. Su questo tema, purtroppo, 2K non è mai stata capace di mascherare le palesi intenzioni di spremere fino in fondo le tasche del suo pubblico, e già la decisione di non rendere pubblico un upgrade. The next Gen per chi compra la versione base del gioco è una forte dichiarazione di intenti. Con la piazza praticamente priva di veri competitor e in virtù del vicino arrivo della Next Gen, il lavoro di Visual Concept per NBA 2K21 è praticamente da manuale, riproponendo lo stesso gioco dello scorso anno, con le giuste ottimizzazioni e uno spirito sportivo galvanizzante come sempre. Alcune novità sono da smussare e l'ombra delle microtransazioni è presente e alcune scelte di gestione del lancio Next Gen assolutamente discutibili. Ma se volete la miglior simulazione di basket in circolazione, è questo il fido quello che fa per voi